Ciao ragazzuoli e bentornati in questo nuovissimo video qui su Ivan Gamespot. Il fratello che ha i capelli di merda, ma comunque, ragazzuoli, siamo qui tornati con un nuovissimo video su FC25. Dopo la pausa di ieri con il post partita tra Inter contro Stella Rossa, oggi siamo qui tornati con un nuovissimo contenuto per andare a fare uno starter team totalmente della Premier League. Ovviamente ragazzi, starter team, quindi per fare una prima weekend league non troppo forte, ma un budget di 100-150k, comunque abbastanza forte. Ma come sempre, prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti, iscrivendovi alla campanella quanto pubblico video vi spunta sempre una feed e una notifica basta premere. Siete subito all'interno del mio contenuto, quindi vi raccomando ragazzuoli, iscrivetevi, è veramente importante, voglio arrivare a 400 iscritti prima della fine dell'estate, sì. Vabbè, ciao, prima della fine d'estate, prima della fine di ottobre, quindi vi raccomando, iscrivetevi, siamo quasi 400, non ne mancano tanti, incominciamo immediatamente, andiamo su FC25. Allora, eccoci qua, andiamo in Club Rosa, questa è quella mia rosa, ma ho fatto due modifiche perché sto facendo delle squad battles, ma comunque a noi non ci interessa, andiamo in Seleziona Rosa e facciamo creare una nuova rosa e la chiamiamo, ovviamente forse ce la dovrei avere, no, non ce l'ho, perfetto. Sto scherzando, dovremmo fare PL, Premier League 1, ci mettiamo Premier League 1, perfetto. Allora partirei immediatamente, partiamo immediatamente dal portiere. Comunque io portiere onestamente sono quei due i migliori della Premier League, quei due sono i migliori della Premier League. Io ovviamente già un'idea ce l'ho, non Alisson ma Ederson, che l'ho visto molto molto più forte rispetto a Alisson in alcuni contenuti. Secondo me potrebbe essere ancora meglio, dovrebbe costare una ventina di K in meno, quindi 20K ce li andiamo a conservare. Lui costa ormai tra i 17 e 18K quando sto registrando questo contenuto di giovedì sera. Passiamo al terzino destro che ho qualche idea. Allora, ci sarebbe Kyle Walker, che è il migliore. Non mi ricordo onestamente quanto mi andrebbe a costare il buon Kyle Walker. All'incirca sono 70-65k, cosa che potremmo andare a mettere. Però io vorrei dare onestamente un'opportunità dal primo minuto a Diogo Dalot. Se fate l'evoluzione di Diogo Dalot, ha una carta mai meravigliosa, 89 di velocità come Kyle Walker, 81 di difesa, 81 di fisico, 80 di passaggio, 83 di dribbling. Fate l'evoluzione con Diogo Dalot, quella del difensore, con qualcosa del genere, ragazzi, veramente un'ottima carta, quindi andrei a mettere lui. Se non avete lui, andate a spendere un po' di più per fare questa squadra e andate a comprare Kyle Walker, che comunque dovrebbe costare sui 60k. Primo difensore centrale, ragazzi, non andiamo a acquistare Van Dijk, che costa un fottio, ma io mi andrei a sistemare con la difesa molto classica, con Ake, ragazzi, fortissimo, è veramente veramente forte. C'ho la ghiera nella mia squadra, infatti lo potete vedere che ce l'ho già, oro raro, e poi ragazzi andate a mettere qui a fianco a lui, provate a comprare o Saliba base, ma costa bello po', oppure ci andate a mettere questo Gabriel If, che mi sembra abbastanza buono. Se non lo volete comprare per forza, andate a metterci un classico o Ruben Dias, però andate a perdere un po' di velocità, oppure ci andate a comprare molto molto facilmente Konate 83 base, che ce l'ho nella mia squadra, che è veramente forte. Però secondo me lui potrebbe essere molto molto buono sia per l'altezza insieme ad Ake, ma che anche per il fisico e fase difensiva. Passiamo infine nella parte difensiva al terzino sinistro con il buon Robertson oppure Guardiol, ma io ragazzi onestamente vi straconsiglio Udogie, fortissimo, per me il miglior terzino sinistro della Premier League, onestamente ce l'ho pure in questo nella mia squadra, il miglior terzino sinistro. Non voglio mettere tutti i giocatori della mia squadra, perché già Udogie, Ake, Diogo Dalot sono nella mia squadra, però ragazzi veramente veramente sono molto molto forti, vi straconsiglio. Passiamo ragazzi, io gioco sempre col 4-4-2, quindi faccio sempre un 4-4-2, anche se vi dovrei fare un 4-3, però faccio sempre un 4-4-2 perché è il mio modulo preferito. Passiamo all'esterno sinistro. Allora, qua abbiamo delle scelte già ho visto, partendo da Gabriel Martinelli If, comunque è una buona carta, peccato ragazzi per il tiro, però lui dovrebbe correre e dribblare abbastanza bene. Come detto, peccato per il tiro e per il passaggio, mi sono scordato di dire. Oppure ragazzi potete provare a prendere, costa questo qua secondo me un pochettino, ma meglio di no, costa un pochettino, oppure ci mettete Rashford base, che ancora per la prima, anche per le prime tre weekend league è abbastanza utilizzabile.
Io però onestamente metterei Gabriel Martinelli if, onestamente non mi ricordo quanto costi Martinelli if, lo vediamo insieme lives, vediamo un po', 90k, che se basta tranquillamente 80k, andatelo a mettere ragazzi, è ottimo, andatelo a mettere, magari ho sbagliato, non Sancho, non credo che sia proprio Sancho, quindi Martinelli if come esterno sinistro. Andiamo invece nell'altra parte, esterno destro, anche qui ho qualche idea. Toadama Traoré, se ce l'avete dal passo, cosa che non credo ancora, mettetelo ragazzi, che veramente secondo me sarà fortissimo. Ma dov'è? Eccolo. Chiesa, ragazzi, Chiesa è veramente forte. Secondo me è molto, 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 molto buono. Però se vi devo consigliare uno. Mi sa che ce l'ho da come alla sinistra, eccolo qua, andatelo a mettere anche se la carta base, Jeremy Doku, fortissimo, veramente veramente forte, poi mettete il 4-2-4 e lui gioca come ala destra tranquillamente, lo potete vedere da qui, eccolo qua, e lui veramente 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 molto forte, come centrocampisti centrali, quindi io metterei un box to box e un regista trequartista mezzala, ragazzi, mettete Kevin DB, KDB, veramente forte, anche se molto lento, ma comunque là davanti fa di devasto. E come DCDC andate a mettere, ah, lo so ragazzi, sono lenti, per carità di Dio, però se ne avrete un centrocampo veramente veramente molto solido. E Sandrino Tonali ancora quanto costa? Perché io ci metterei onestamente Tonali, sarebbe la mia prima scelta, però se non potrei andare a comprare Tonali ci metterei, Tonali costa 50k. Se ci potrebbe pure andare a mettere per aumentare la velocità. Io avevo pensato inizialmente al buon Rodri, ma secondo me Tonali è ancora meglio perché è anche più veloce e potrebbe fare molto 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 meglio. Quindi andate a mettere così e poi passiamo all'attacco, ragazzi. Il pezzo forte, la parte più importante. Allora, un po' di budget ce lo siamo giocati un po', però io ragazzi vi straconsiglio di metterlo. Questo Watkins veramente veramente molto 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 ma molto buggato. È andato a fare l'evolution di un attaccante che ormai negli ultimi FIFA è sempre sempre molto molto forte, di questo Nunez. Lo fate diventare 84 come ho fatto io, ragazzi, c'è un cartone, 90 di velocità, 84 di tiro, 81 di dribbling, 89 di fisico, comunque sì, c'ha quel 75 di passaggio, ma anche il power shot come playstyle plus, secondo me, in coppia con Watkins, veramente può dire la sua. Ovviamente ragazzi ci siamo tenuti non troppo bassi forse. Andiamo a mettere il 4. Allora, giocatelo con 4-4-2, però non lo potete giocare perché c'è vero Doku. È andata a giocare così. Ma veramente, ragazzi, secondo me questa squadra come starter team per la prima weekend league, quindi senza spendere troppi troppi crediti, è veramente veramente top. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti, secondo me qualche cambio si potrebbe fare. La difesa secondo me è top veramente, se poi la volete switchare ci volete mettere Kyle Walker, ma andate a spendere tanti tanti soldi che potete andare a spendere qui. Vi straconsiglio Doku Dalot se lo potete evolvere. E poi ragazzi, secondo me in fase difensiva saremmo il top. Saremmo al top. Se volete switchare fate una roba così, per renderla anche molto meglio, ecco qua, lo mettete così e secondo me è la stessa cosa ragazzi, sempre sempre al top. Questa qua è la mia formazione definitiva per lo starter team di questo video con la Premier League. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti ragazzuoli, secondo me è una super super squadra. È vero, forse sforiamo un po' nei 150k con quel KDB, quel Tonali, quel Watkins e quel Martinelli, però ci siamo ragazzi, secondo me è una super 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 squadra. Come detto, ditemi una cosa con i vostri commenti, noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video, sempre qui, chiedo scusa, su Ivan Gamesport alle ore 13, tutti i contenuti, tutti gli shorts dalle 10 fino alle 19 di sera. Scrivetemi qui sotto se volete qualche altro starter team, così completiamo con tutti i campionati massimi, visto che abbiamo fatto già la Liga Santander e la Premier League, ci mancherebbe la Serie A, la nostra Serie A, la Bundesliga e la Liga An. Perché no, ragazzi? Ditemi qui sotto nei commenti se volete vedere il prossimo Beast Starter Team, quindi il miglior starter team possibile, con quale campionato. E noi, ragazzi, come detto, ci becchiamo un prossimo contenuto. Se volete fare l'ultima cosa, ragazzi, se volete fare una piccola roba, quindi aumentare un po' l'overall della squadra, vi consiglio di andare a mettere alla destra Kevin
Federico Chiesa, però andrebbe ad aumentare tanto il vostro budget, dovreste aumentarlo di un po', anzi di un bel po', visto che ancora costa sui 150k. Niente ragazzi, questa qua era l'ultima cosa e ciao ciao!